Vitto Family, ciao, io sono Vittorio e stamattina stiamo sentendo degli strani rumori che provengono da casa nostra. Anche se ho un pochino di paura, però andiamo perché la Vitto Family non ha paura di nessuno. Vitto Family, questi strani rumori sembrano provenire da dietro questa porta. Andiamo a controllare cosa c'è. C'è qualcosa? C'è Vera! Ciao Vera! Come stai? Hai sentito anche tu questi strani rumori? Sì! Vediamo se c'è qualcuno fuori al balcone, perché qualcuno sta facendo degli strani rumori. Non c'è niente. Ma scusate, seguite i rumori. I rumori portano di qui. Nel bagno! Che c'è? C'è... Non so che cos'è che stia facendo questi rumori, ma lo scopriremo molto molto presto, Vitto Family. So che sei da queste parti. Oh! La ruota si muove da sola! La ruota della fortuna, ve lo giuro, si stava muovendo da sola. Oh, oh mamma mia, l'hai visto anche tu quello che ho visto io? Era Granny, era proprio Granny! E sapete cosa ci vuole per sconfiggerla? Ingredienti dello slime! È vero, dobbiamo cercare gli ingredienti! Ma Granny sente tutto, dobbiamo fare silenzio. È vero, non dobbiamo fare rumore, come dice Veronica. È un po' cieca. Ma gli ingredienti non ci sono, li avrò nascosti. Vitto Family, c'è soltanto un modo per poter sconfiggere Granny ed è quello di trovare gli ingredienti dello slime. Dove saranno nascosti? Cerchiamoli. Ok, abbiamo già così con la spatola. Cerchiamo gli altri ingredienti. Controllate bene dentro. Ma... sta qui! Sto morendo! È spaventosissima, l'hai visto? È tutta colpa tua perché tu hai urlato. Tu anche tu hai urlato all'inizio del video, Federica. Ricordi? Che c'è? Trovato? Grande! È la cola della spada. Cos'è? Chi c'è? Vitto Family, Granny sta proprio qua fuori, quindi ci serve un diversivo per distrarla. Chi è che va a cacciarla? Vado io? Ok, vado io. Granny, ciao! Ah, ciao, io sono Vittorio e vieni di qua. Vieni di... Scappate! 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 Raga, basta questo martello. Ok. Adesso. Se tutto va bene, troveremo la porta aperta, esatto, del salone. Esatto. Ci ha sentito, raga. Ora. Scappa! Scappa, scappa, scappa! Tombola! Attiva pure! Tombola! Tombola! Che hai trovato? Mi scusi, cos'è quella cosa là dietro? Scappa, Veronica! Vera, scappa, c'è Granny! Ci sta Granny, Vera! Ma guarda che ho trovato! Ma quante cose hai trovato? Tre colori e un'essenza. Ok. Tutto quanto qua nella ciotola, tutto quello che trovate mettetelo qua sopra. Ci manca l'ultima essenza. Mancano quei coloranti. Che c'è? Mancano i coloranti già. È vero. Mancano ancora tutti i coloranti. Vai, andiamo a cercare. Ho visto Granny. Ragazzi, Un colorante. No, allora guarda, io adesso ti do una caramella in cambio del colorante. Ti piace? Tieni. Fregata! Sì, abbiamo il colorante e Penny è veramente stupida. Abbiamo preso questo, Vitto Family, sono stra mega felice. Chi è che sta urlando? Abbiamo un nuovo colorante e dei glitter. Oh, grande, batti 5. Io ho trovato i glitter blu, dobbiamo trovare glitter viola e altri coloranti. Ok. Abbiamo trovato quasi tutto, Vitto Family, manca pochissimo. Se io fossi un colorante adesso dove mi sarei nascosto? Sicuramente da queste parti, vicino a qualcosa di colorato come la ruota della fortuna. Non so perché, Vitto Family, ma comunque mi sento molto molto osservato. Che strana sensazione che è. Oh beh, ma sicuramente sarà una coincidenza. Avete controllato dietro la porta? C'è il verde! Prendi. L'ho trovato io però, okay. Questo qua, il merito di dietro... me. Aspetta, che c'è qua? Ma si mimetizzano tantissimi, glitter viola.
Wow! È bravissima a nasconderli. Mamma mia. Federica, cosa hai trovato? Il giallo! Il giallo! Il giallo! Il giallo! Ma che stai trovando tutti quanti tu? L'argento! C'è qualcosa? Abbiamo finito tutto! Grazie a me! Manca ancora un ingrediente! La colla! Ah, ce l'abbiamo? No, manca un altro colorante. Ok, massima attenzione perché quella si sta nascondendo sicuramente. Oh! Mi ha fatto prendere un infarto. Non aprire la porta, si pazza. No, vediamo un po' dai. Ma ancora so dove stai. Mamma mia. Sì, andiamo, andiamo fuori al balcone. Oh. L'arancione, l'arancione. Mamma mia, che spavento, Pitto Family. E vai, abbiamo trovato tutti gli ingredienti. Adesso dobbiamo fare lo slime. Andiamo a fare lo slime. Andiamo a fare lo slime. Non possiamo andare qua perché sta più fresco. Sì. Oh oh, aiuta! Almeno io non stavo. Ah! Scappa! No! Io sto guardando! Ma che cosa impastono? Sei stupida! Perché non mi fa niente! Tuo mattarello che stende i panni! Io con questi stendo la tassiccia! Adesso facciamo i tortellini! Ma gli sto trasformando in un tortellino, Federica! Vai, vieni! Adesso faccio comparire il tavolo per lo slime! Eccolo qua! Grazie! Adesso chi per lo slime? Chi è l'esperto di slime? Io! Pure io un po'. No, però più Veronica! Un pochettino anche Federica, però più Veronica! Io sto a... Lei è l'apprendista, l'alunno. È l'alunno, esatto. E lei è la maestra. E lei è la maestra. Non lo sai fare. No, io sono il maestro dello slime. Ma cosa sai toccare? No, io lo saprei preparare in 2,5 secondi. Allora, nel frattempo io provo a intrattenere Granny se per caso riesci a arrivare. Granny, non provare ad avvicinarti. Un fiorino di questo e intero un fiorino di bianco. Oh. Mamma. Vabbè, io... Vedi, non mi entra. Non mescolare ancora, per favore. No, ti prego, ti prego. Ma che stai facendo? Ma stai mettendo il latte nello slime. Wow, guardate che effetto ho fatto. Spremi, spremi, spremi lo slime. Spremi, spremi, spremi la colla. Vabbè, ma che schifo, Federica. Allora, lo slime? Io lo faccio rosa. Poi ci metto un pochino di glitter, quindi un poco di glitter e un poco di palline. E tu invece di che colore lo vuoi fare, Fide? Così. Blu, sì. Colore così, guardate ragazzi. Così è un nuovo colore. Che colore è? Il colore così. Questo. Però non ce lo devi rovinare sempre. Lascia che ti aiuti. Oh. Un po' però di sai, viola. Però guarda, e ora un pochino di questo qua che è suo, è bellissimo. Io. Ma che bello questo colore! Sì, è tipo fragola! Un po' di grigio? Ah sì, argento, sai, potrebbe venire tipo per là. E non sta riuscendo, quindi stiamo mettendo altra colla. Quindi certo. Forse Granny non se ne andrà. No, se non mettiamo altra colla, non verrà lo slime, Granny rimarrà per sempre qui in casa! Solito. Cosa sta succedendo qua? Un delirio. Sì, ce l'abbiamo fatta! Cioè, più o meno, voglio dire. Abbiamo fatto uno slime di polpette! E adesso Granny se ne va adesso. Vogliamo cucinare? Oh, Charlie, noi non stiamo facendo niente qua dietro. Stiamo facendo delle cose super top secret che lei non può vedere. Presto, sbrigatevi, sta qua! Sta qui! Ma l'abbiamo fatto lo slime! Non dispiace, ma abbiamo fatto lo slime. Adesso vuoi scomparire. Ciao, 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 Martini, ciao, 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 questa è la... Addio! Ah, Vitto Family, finalmente siamo riusciti a sbarazzarci di Granny, ma adesso devo farvi vedere questa sorpresa! Guardate qua, sono uscite le sacche della Vitto Family! E dentro ci sta anche Sharky. Ciao Sharky, esci, sei pesante! E adesso siccome abbiamo sconfitto Granny, possiamo anche andare al mare per rilassarci un pochettino. Non soltanto con la sacca della Vitto Family, ma anche con il cappellino ufficiale! E se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della Vitto Family con la sacca e il cappello, potete averli anche voi andando su internet e scrivendo Vittorio Loffredo eBay, e il cappellino e la sacca arriveranno dritte dritti a casa vostra. Bene Biara, adesso possiamo anche andare al mare. Ciao.